Bella a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. Siamo tornati con la terza puntata della storia di Call of Duty. Oggi siamo su Modern Warfare 2, una mappa molto svogheggiante. Jacopo Mi, perché stai cercando i collegamenti? No, è che praticamente noi abbiamo tutti i collegamenti fatti in casa e dato che sono fatti in casa sono storti e quindi stavo rimettendo un attimo. Ma quando sei? Ma qui siamo tutti storti, quindi non c'è da preoccuparsi. Iniziamo già bene. Contrattacche fisse. Ma cosa? Ma guardate com'è che vanno? Tre tacche. Sì, con MP45 a Kimbo e proprio. MP. Allora, tre tacche, io direi che ci sta uno pochino di sdrogheggiamento. Quindi tipo tre tacche su Google. Giusto per vedere un attimino cosa. Attualmente tre ragazzi, tutti noi sappiamo già cos'è che ci darà, ma. Oh, le tre tacche di Merlo Andrea, che è il negozio ciclistico, no, che cazzo è? Le tre tacche. Allora, esperienza si dice a bicicletta, facciamo un pochino di pubblicità, sto qua, dato che per puro culo abbiamo trovato, cioè. Magari domani qualcuno dice che trova il Master Channel così per sbaglio e ci fa un po' di pubblicità, noi lo facciamo, Qua parliamoci dal Predator. Pulisce biciclette, servizio riparazioni, vendita biciclette, dorani. Ma io sono convinto che i nostri utenti non importeranno niente. No? No. No, allora dobbiamo digitare un'altra cosa su Google, tipo qualcosa di palloso. Giusto per vedere un po' cosa ne pensa i nostri utenti. Ma che? Allora ragazzi, sono stato chiuso da Laug Akbar. Cioè già capiti dal titolo che è. Mi fate un esempio di qualcosa di noioso per il quale continuate a spendere del tempo? Comincio io questo sito. Ottimo. Poi direi che cosa ci sarà la scuola. Guarda dove era mandato. Allora. Sì, sto qua che campo. Sì ragazzi, comunque come penso avete capito, io con questo gioco qua non so tirare approvvigionamenti. Sì, anche se io ci ho giocato 40 anni. Perché ragazzi, io ho imparato a giocare su Modern Warfare 2. Quindi che volete capire perché mi nervosisco così tanto, perché Modern Warfare 2 mi nervosisco tutto. Adesso noi digitiamo qualcosa tipo. Dobbiamo trovare qualcosa su internet che riesce uno passo tremendo, no? Perché noi. Soprattutto ragazzi, quando utilizzavano i nemici utilizzavano lo spazio 12. Che alla fine sono riuscito a impararlo anch'io. Comunque, come penso avrete potuto sentire dall'inizio, c'è una canzone. Infatti, forse avete notato su World War, abbiamo deciso di inserire il main theme, cioè la canzone principale, se così si dice perché non ne ho la minima idea, camper schifoso. Sì. Niente, la main theme del gioco in questione, no. Visto che. Io lo sapevo. Visto che le musiche di Call of Duty sono sempre belle, cioè alla fine credo che sia l'unica cosa bella di questo gioco perché lo compro. Allora, vediamo un pochino il coinvolgimento di utenti al nostro canale, leggiamo. Niente. Ragazzi, non ci credo, ho supporto aereo. Leggiamo i dati del giorno 8-12-2013. Allora, rendimento del canale è 121 visualizzazioni. Ma qua, che è calato al 5,47% rispetto al mese precedente. Vabbè, ma il problema è che YouTube adesso non ci sta affatto aiutando, perché col nuovo aggiornamento ha deciso che fa aumentare ancora di più gli iscritti a quelli già famosi. A quelli che non sono famosi, anche se ti stai fermo così almeno risparmiamo. Poi stima i minuti guardati, 2 ore e 57 minuti, che è aumentato del 28,97% rispetto al mese precedente. Abbiamo 3 iscritti e siamo aumentati di 2 iscritti rispetto ad ora. Poi abbiamo 2 mi piace, nessun cambiamento rispetto al mese precedente, 2 non mi piace che sono saliti. Naturalmente ci ha messo scuro, non lo so. Vediamo, quando mi piace, vediamo il video. Abbiamo due non mi piace, la trilogia GTA 4 episodio 2, Jack up contro polizia. Ah ecco, io sono convinto che ce l'abbiano dato perché abbiamo usato il nome di Kappa. Chiunque l'abbia messo, io adesso lo spiegare perché GK
se voi ci pensate è anche il nome di Johnny Clevis, che è il protagonista. Ah, l'hanno messo per Johnny Clip. Secondo me sì. Ah, non avevo capito io. Cioè, ragazzi, non siamo il primo canale sul nome di Johnny Clevis. Sì, soprattutto. Un comunque, numero di non mi piace uno, vediamo da chi. Ah, Così sappiamo anche di mandare a... in Italia, dall'Italia, naturalmente, dall'Italia. Vediamo un pochino. O Stefan Kauf ha sbagliato. Adesso non mi piace. No, no, un video dove c'è anche lui, quindi capite. Secondo me questo qua di Modern Warfare 2 si metterà quanto non mi piace per non poi giocare. Non so fare lo speed. Ragazzi, abbiate perso. Allora. E poi... perché sto usando un M45 lo sparo. Poi abbiamo 6 commenti che sono saliti. Ma sarà tutta la storia di Google Plus. Perché Google Plus ti deve mettere sul commento quello lì l'hai pubblicizzato su Google Plus. Abbiamo dei commenti su JK contro polizia. Un commento è Google Plus, fidati. Cosa? Il commento? Sì, perché Google Plus ti dice il tuo video è stato condiviso via Google Plus. No, non lo considero come commento Google Plus. Vediamo un pochino su. Da una regione sconosciuta. E ma chi? JK un'altra regione sconosciuta. Cioè non si sa dove cazzo ci è messo. Cioè andiamo a vedere noi normalmente i commenti, perché se ci fidiamo un po' più sempre. Allora, caricamento in corso. Non ci sono. Ma allora è coglione, non ci sono. Ma te lo dai, non mettelo da quello di Google. Ma cosa? Ragazzi, non ci credo, lo Spastori ci ha fatto un hitmarker. Dobbiamo festeggiare, non è mai successo. Sì, vabbè. Ah sì. Lo Spastori ci non ha mai fatto hitmarker, mai. Ma neanche in GTA 4 ci sono. Ma te l'ho detto, è Google più. È Google più che dice tu hai fatto l'ora. Vabbè, c'è qualcosa che non quadra. Vabbè, è Google più che scemo. Fidatevi di me. Tutti camperare, tutti camperare. Gioco strano, bellissimo, IGMod, 33 visualizzazioni. No, comunque, mi ricordo quello che chiedeva una Stefan Kauf e la femmina. Stime minuti guardati, 133, sempre il primo video. Tutti gli altri sono praticamente... Ma secondo me è messo un po' male, cioè non è proprio perfetto. Il nostro canale non è proprio. No, regioni geografiche principali che ho visitato il nostro sito: Italia, Stati Uniti, Germania, Giappone, Porto Rico. Città Porto Rico. Qua c'è scritto. Principali origini di traffico, allora, YouTube, 64%. Cellulari e traffico diretto, cioè da Google, eccetera, 30%. Origini esterne sconosciute, 5,8%. Chiunque usi un marchingegno inventato da se stesso e visitato il nostro canale sconosciuto, ci scriva qualcosa nei commenti. Sì, ma allora è scemo. Principali luoghi visualizzazione: 98% YouTube, 1,7% il resto internet. Cos'è che c'entra con il resto? Allora, vediamo un pochino sti dati demografici, che voglio vedere un pochino la dov'è che ci hanno visualizzato. Poi dati demografici. Italia, scusi, non lo so, c'è scritto qui, io leggo solo quel che c'è scritto. Sì, c'è difficile di sto coso qua. Allora, una visualizzazione al Canada. Sì, che ci hanno dato dal Canada. Canadesi. Ah, il video. Una visualizzazione. 7 dagli Stati Uniti. Saggi mod, secondo me. Vabbè, attualmente tutti. Una dall'Algeria. Questo è il nostro compagno di scuola che salutiamo. Uno dall'Arabia Saudita, o magari siamo famosi fra marocchini. Fra i beduini. Siamo famosi in Egitto. Poi. Adesso Russia. No, Russia niente. Comunisti. Non ci ha visto nessuno. Dalla Svezia una visualizzazione. Ormai sono tutti comunisti. Sì, ma cazzo, non poteva anche mettermi diretta. Ma cazzo, sono coglione mio, c'è qua sotto l'elenco. Allora, Italia 97 visualizzazioni, Stati Uniti 7 visualizzazioni, Germania 4, Giappone 2, Porto Rico 2, Algeria 1, Malesia 1, Singapore 1, Svizzera 1, Canada 1, Svezia 1, Bielorussia 1, Arabia Saudita 1, Grecia 1. Tutti quelli che non sono dell'Italia e degli Stati Uniti,
vi salutiamo col saluto internazionale, che sarebbe Sdrogo. Sdrogo a tutti ragazzi, questo qua è il nostro saluto internazionale. Dov'è che eri? Ma dov'è? Johnny Creek. Poi... Ma Johnny Creek mi sa che lo conoscono tutti, eh. Proprio per questo ci vedono tutti, perché furono di scrivere Johnny Creek dappertutto, volevo dire. Vabbè, è camper, infatti. Dati demografici poi, che cazzo di demografia. Origini di traffico, ecco, vediamo un po' da dov'è che ci vedono. Si capisce un cazzo. Ricerca su YouTube 36 visualizzazioni. Origine sconosciuta o diretta 36 visualizzazioni. Pagina canale YouTube 26 video. Oh, 26 persone hanno visto il video su... partendo dal nostro canale YouTube. Quindi significa che qualcuno. Altre funzioni YouTube, quindi commenti, mi piace, eccetera, 7. Sito web esterno 7. Video consigliato di YouTube 6. YouTube ci ha consigliati a 6 persone. Guida di YouTube 3 persone. Cazzo, cioè ci ha messi anche la guida YouTube. C'è qualcosa che non va. Questo qui lo voglio leggere. Che poi nessuno sa cosa che intendo con guida di YouTube. Io giustamente sto facendo schifo. Vediamo i dispositivi intanto. Allora, dispositivi con più di 76 visualizzazioni. Che na... Ma sti qua quanto campano? Computer 73 visualizzazioni, telefono cellulare 31, tablet 11, console per videogiochi 4, sconosciuto 2. Sì, ma cioè sconosciuto chi è? Cioè? È qualcuno che ha inventato una macchina che non è sconosciuta al mondo. Fidelizzazione del pubblico, che cazzo è? No, Paylov no, oh, chi se ne frega. Ragazzi, stai una partita col Paylov, okay, è un guida. Suicidio. Ah, ecco, guida video di YouTube, i media aggiornamento sulle iscrizioni. Le mie iscrizioni, ma che... Allora, i media aggiornamenti iscrizioni, le mie iscrizioni, cronologia e visualizzazione. Queste qui è come ci hanno visti, cazzo, non si capisce una minchia sta... Non si capisce una minchia sta roba qua di YouTube. Io mi occupavo aggiornamento di Google Più è... Mi occupavo di SEO tempo fa, ma è peggiorato di brutto. Cioè, siamo andati nella stessa partita, vabbè. Vabbè. Allora, intanto cerchiamo, non so, diciamo qualcosa, cioè non si può fare un video vuoto. Mi sembra giusto. Scusateci. C'è qualcosa che non... Allora, guardate che... Ma non è la stessa partita. Classe. Guardate che le robe sono logiche. Ah no, è la stessa partita, però abbiamo cambiato squadra. Le cose, il mio obiettivo lo fa. Le cose sono logiche. E l'enciclopedia ce lo spiega. Logica. Cioè l'enciclopedia è diventato... Ci spiega la logica, è diventato il nostro punto. Non tutti gli uomini sono dotati di logica, qua c'è un'immagine LOL che, di un tizio che fa il sudoku. Allora, la logica, se ben usata, permette di far passare per vera una qualsiasi boiata immane. Ecco un esempio: uno, mia nonna fuma, due, i treni fumano. Quindi mia nonna è un treno. Non credo che siano tutti d'accordo. Questo non ce l'ha detto attimo. Tuttavia, questo ragionamento verrebbe messo in dubbio da quei pignoli saccenti, dai Wolf, che applicano la teoria degli insiemi, che con la loro stridula vocina rispondono: ma così dici che i treni fumano, ma non che tutto ciò che fuma sia un treno. Gne gne gne. E proprio grazie alla logica possiamo controbattere, in attesa che una slavina colpisca i adoratori di Avero Ben. Ben è il cognome di Nubile. Dio degli insiemi. Se mette insieme A tutti insieme i parole che contengono il proprio nome e B quelli che non lo contengono, lui lo mette insieme B, ma che cazzo? Se infatti mettessi insieme B dentro di se stesso, sarebbe fuori un casino che non finisce più. Questa è... Questa qui è logica pura. Ma se non lo metto allora non funziona più niente, perciò allora vero ben si sbagliava. La logica è la non coscienza che studia il pensiero e anche il modo in cui esso si corrompe col passare del tempo. Quello che studia la logica è il logico, cazzo, fantasia. Se solo se questa stessa affermazione è vera, in parole come la logica serve a dare l'illusione che le seghe mentali servano a qualcosa di positivo. Ragazzi, potete anche ammirare la nuke. Laddove che giustamente non ho tirato io. Laddove finisce la logica, inizia l'assemblea condominiale. Allora. Abbiamo vinto la partita per la carica nucleare, fa niente. La logica spesso si appare di vari tipi di dimostrazione per far credere a chiunque anche le cose più assurde. Eccole alcune. Dimostrazione per autorità.
Se qualcosa è detto da un laureato, da un tizio che in camice bianco, tipo pubblicità alla menta, dentro allora è vero. Perché? Perché lo dicono loro. Sembra giusto. Dimostrazione a forza ai monchi. I monchi si possono sollevare fra di loro con molta facilità. Questo perché una persona con entrambe le mani può sollevare una persona con una mano sola. Quindi figuratevi se la persona ad essere sollevata non ha una mano, è più leggera, quindi... I monchi sono più abili a sollevarsi. È un ragionamento che non fa la crisi, guarda. Dimostrazione in mare doppio. Un proverbio popolare dice che le disgrazie arrivano sempre in coppia. Poiché un proverbio si dice popolare quando approvato dal popolo, sia maggior parte di persone, deve essere per forza giusto. Milioni di persone non possono sbagliarsi. Il principio base è la democrazia. Aglia. Aglia. Ecco, la volete. L'Italia è la recessione che conferma la regola. Sì. Dimostrazione in mobilità topica. Oh, questa qua non la sapevo. Se il gatto dorme, i topi ballano, ma i topi non ballano, quindi il gatto non dorme. Cazzo. È vero. È vero. Chi te lo dice che i topi non ballano? Scritto su un'enciclopedia con tutta la gente che è doppia, che va a leggere l'enciclopedia e la scrive, vuoi che non sia vero? È la legge l'abbiamo appena letto, la legge male doppio. Male doppio. Dimostrazione logica. Dimostrazione logicità della logica. Cioè tu proprio. Ma lo sai leggere? Purtroppo logicità dimostra essere falsa. Poniamo la frase A che dice. Frase A, se la frase A è vera, la logica è logica. Allora, essendo un'affermazione vera oppure falsa, analizziamo le ipotesi. Ipotesi 1, già qui si fa complicato. La frase A è vera, nessun problema, se è vera oggi. Se è vera, la logica è logica. Mamma mia, quanti erano? Ipotesi 2, la frase A è falsa. Se la frase è falsa, allora è vero il suo contrario, sia frase non A. Se la frase A è falsa, logica è logica. Perché la frase semplice, nessuno di noi ha capito niente. Perché la frase A in questa ipotesi falsa, la logica è illogica. Ma che cazzo? Questo articolo qua l'ho scritto Berlusconi. L'ho scritto Berlusconi questo articolo. Sì, ma chiunque l'abbia scritto è un malato mentale. Logici famosi. Aristotele, sì, lui c'è sempre, noto per la logica classica, ovvero il sillogismo. Vabbè. Sì, ma storia io non ci voglio. Nessuno non ci voglia. Grande fratello, non capace, non pace è pace, non servo e servo non sapere forza. Vabbè, questa qui è una frase del Grande Fratello molto cieco. Perché c'è il Papa che fa il nuovo coso in enciclopedia? C'è il Papa che fa gli occhiolini. Vabbè, non voglio saperlo. Allora, cerchiamo, dato che noi abbiamo visto che la maggior parte delle visualizzazioni del nostro canale arriva dall'Italia, e di questo ci stupiamo, cerchiamo Italia dall'enciclopedia. Giusto per vedere un po' cosa ne pensa il popolo. Questa immagine satellitare qua mi convince molto, devo dire. Sì, un piede col pallone. Questa qui ve la salviamo, ve la facciamo vedere. Vi spieghiamo la teoria del tacco dell'Italia. Ecco, salva immagine. Italia pallone JPG, credo che sia abbastanza. Chiaro. Allora, l'Italia è un bel paese, se non fosse per gli italiani. Turista in visita l'Italia. Sono orgoglioso dell'immagine che noi italiani diamo al mondo. Un mafioso. La terra è piatta, io mi chiamo Hulk e Cicciolina è vergine. Secondo articolo della Costituzione italiana, la legge è uguale per tutti. Vecchia gag, qualche sciocco graffittaro si è divertito a scrivere sui muri delle aule di tutti i tribunali d'Italia. Sono convinto che fra 50 anni Italia sarà un paese migliore. Non sono sicuro che fra 50 anni esisterà ancora il mondo. Stefano Belli, salutiamolo chiunque cazzo sia. Il bel paese che Pennin parte la mafia delinquenza circonda fino all'Alpe, Francesco Petrarca. L'Italia è un paese abbellito da Mario Monti, Mario è dissanguato da Mario Monti. Precedente, questa qui me l'hanno rubata, l'avevo buttata io tempo fa. Precedentemente definita Repubblica delle Banane Europea, attualmente è un regno di banane, il cui monarca assoluto è brufolo sulla fonte di Giorgio Napolitano. Fonte. Monarchia fondata sulle mignotte, la mafia, i politici, la Chiesa Cattolica Romana Apostolica, la comunione, la liberazione, il debito pubblico, anche lui è monarca, l'evasione fiscale e la pensione scrocco, in ordine gerarchico. E allora, quindi c'è prima lo scrocco, prima le mignotte, vabbè, non voglio saperlo. E allo sbando ormai da oltre 40 anni, a causa della dittatura occulta e P2, che era P2. E viene vista e considerata questo mondo come un circo, nel senso più dispregiativo del termine. I cittadini che possono se ne vanno all'estero per compiere al meglio riforme e attività vitale.
Cazzo. Io dico che sono molto ottimisti sull'enciclopedia. Ah, ecco, P2. Mi dovrebbero almeno dare i copyright. La propaganda 2, più nota come P2 o PD. Ah. Non voglio saperlo. Solo il fatto che c'è di mezzo il P. Perché qua c'è il nome di Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Vittorio Emanuele di Savoia? Ma Vittorio Emanuele di Savoia? Vabbè, non lo voglio sapere. Cittadini, bla bla bla. Mamma mia, si ragazzi! Il meglio di forma attività vitale, come ad esempio studiare, lavorare e raccogliere carciofi. Attualmente vige il regime, è mio cugino che lavora per il che faccio. Lingua ufficiale, italiano, perché c'è la G, vabbè. Latino, sanscrito, napoletano. Per le minori consulta sezione lingua. Vediamo un po' sta sezione. Mamma mia, ragazzi. Ho fatto, mi sono delle mie migliori partite, sai? Vediamo subito la sezione lingua. In Italia si parla albanese, barese, bergamasco, nessura e desota, bimbo minchiese, oh questo qui è vero, bresciano, brianzolo, burocratese, calabrese, friulano, foggiano, genovese, cici d'Alessico, livornese, latino e ladino. Latino parlato di alpini raffreddati. Ligure, leccese, lecchese, lucchese, lombardo, legalese, le maglionese. Da complesso volevo. Perché si parla anche la maglionese? Da complesso volevo parlare, perché come avete visto, quello con dentro lo scaratto si chiama il cioccolato belga. Perché? Perché secondo una leggenda metropolitana, in Belgio esiste una sola industria che fabbrica rami delle fene e il cioccolato belga. Quindi cos'è che fanno? Vabbè, come avete capito sono la stessa che mi ho salutato, io ho trovato del cioccolato con della polvere da sparo, cose di questo genere normali. Asfalto, sì. Ma soprattutto la cosa migliore è che loro per testare le armi prendono il cioccolato peggiore, li sparano e ottengono le gocce di cioccolato, quello che ci sono dentro le gocce del pavese. Ottimo cazzo. Adesso avete capito perché fa così schifo, è perché di non va. Continuiamo con le lingue: lucchese, lombardo, legalese, maglionese, napoletano, occitano, paduan, pavese, perugino, parmigiano, reggiano, partigiano, pesarese, parmigiano e poi reggiano, no, pesarese, pescarese, piemontese, pisano, romagnolo, romanaccio, rumeno, reggiano. Prima ancora reggiano. Reggino, sardo, siciliano, tarantino, terrone, torrone, tortese, veneto, veneziano e un poco l'italiano. Ma giusto poco, No, cioè. L'italiano. Oltre a svariate migliaia di altri piccoli idiomi locali, sub locali che a volte variano di provincia in provincia, quando non di borgo in borgo. C'è stato tutto tanto. Secondo. Cosa? Niente. Secondo numerose pornostar, la lingua italiana entra meglio in bocca ed è quella dal gusto migliore. Le più saporite sono quelle del cacure e del baciapalle, molto diffusi nel bel paese. Quindi ragazzi, questa qua è l'ultima partita che faccio, poi chiudiamo qua, continuiamo. Italiano, cioè. È stato il rip, è stata uccisa la povera innocente lingua italiana, un minuto di silenzio sulla scena del crimine. Oh, eccola qua la lingua italiana. Questa qui. Signori, poi un minuto di silenzio perché come penso molti di voi sapranno è morto il nostro lattaio. È stato parzialmente cremato. Allora, adesso vediamo. Questa qui è la lingua italiana che si farà presentare con immagine, guarda la salvo. Lingua italiana, italiana. Con la G giusto, sì. Italiana. Salva.jpg, questa qui la mettiamo. Che praticamente fa capire per questa qui è la lingua italiana, né Wolf? Ma dove eri? Ragazzi, a quanto pare qua ti spuntano da tutte le parti, nemici, normale. L'economia in Italia è basata soprattutto sui prodotti esportati all'estero, tra i quali notiamo principalmente la mafia, che produce il 192% del PIL mondiale, pur non esistendo. La Chiesa Cattolica Romana Apostolica che ricicla il 192% del PIL mondiale che non esiste, producendo il rimanente 8% e estorcendo il 10% del PIL mondiale esistente. La Massoneria che mantiene i contatti tra la Chiesa Cattolica e la mafia, unificato il paese quando era comandata da Mazzini. Questa bandiera italiana è un po'. Vabbè.
naturalmente con Berlusconi, che salutiamo. Poi, altre cose, economia, la pasta, la pizza, la topa, i mandolini, evasori di tasse, falsi invalidi, puttane transessuali, milanisti in scariche. Milanisti poi. Ma che c'entrano i milanisti in tutto questo? Ecco, l'Italia può essere raffigurata anche dall'immagine di uno stivale che potete comprare al mercato per 10 euro. Se vi va bene, secondo me. Ha la forma di uno stivale che cerca di calciare la Sicilia addosso alla Sardegna, divisa in 19 regioni più il Molise, che non esiste. Il Molise non esiste, ragazzi. No, quella del Molise che non esiste è vecchia, però. Ve la spiego io. Allora, avete mai sentito qualcuno che è nato in Molise? Qualcuno che viene dal Molise? Il politico del Molise? Un fatto storico del Molise, la guerra del Molise, no, Molise non esiste. Ma forse la guerra del Molise ci sta. Molise non esiste perché è tutto un complotto in realtà, perché dietro c'è, ecco, il personaggio e l'oggetto descritto in questa pagina è inesistente, proprio come la fatina ai denti, il cervello dei truzzi, Babbo Natale, la padania, Pikachu, Dio e il piccolo drago Grisù. Grisù poi. Ma Grisù... Perché non esiste? Una regione che si chiama Molise, cioè, grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti, tranne che i molisiani, di cui purtroppo non sappiamo nulla, Le battute sui molisiani sono scontate, sono belle perché ma non si offende. Vabbè, ragazzi, ho trovato anche il tizio con l'RPG, tanto che c'ero, no? Giustamente. Le battute sui molisiani sono scontate, ma sono belle perché nessuno si offende. Non esiste, solo il parto della fertile immaginazione il noto fumettista Leo Ortolani. Che si servì questo luogo fantastico per fornire un alibi credibile all'accusa di stupro, spaccio e incendiamento di chiese che pendiva al suo capo. Allora, okay. vediamo un po'. Popolazione, 5% di popolazione composta da comunità Prese, Croamato, Rom, per le quali è colonizzato alcune parti del territorio edificando città fantasma e brigandoni. Vediamo l'ubicazione Molise. Google Earth non mente, il Molise non esiste, lo dice questa immagine qua che vi carichiamo. Lo chiamiamo Molise.jpg, adesso se si decide. Ecco, vedete, non esiste Molise. Vedi, lo dice anche Google Earth. Dimmi dov'è il Molise. A un buco. Dov'è il buco? Allora, salva immagine con nome Molise.jpg. Ma se tu lo chiami Molise.jpg significa che esiste, no? No, anche l'immagine non l'ho salvata. Allora, infatti poi non la metteremo. Allora, Invece io la metto anche per darti fastidio. Ma non esiste, non puoi mettere. Allora, bla 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 bla, sport, economia, prodotti tipici. Sport, unico sport praticato in Molise è la carrese, detta anche corsa ai carri dei buoi, la quale si svolge in 365 giorni in 4 planetoidi e pressi la nebulosa basso sannitica. Batman attacca i suoi micidiali Batman manifesti. È in Molise. È in Molise. C'è qualcosa che non va. Quel Molise è che non esiste. Attimo. Vediamo un po'. La squadra che... Allora, regolamento di sta corsa dei capi. La squadra che arriva prima vince. I primi arrivati è consegnata la coppa del nonno Motta, Augusto Cappuccino. Più uno sconto sulle verze e masserie e dintorni. Cazzo. A chi si aggiudica Royal Rumble vi è dato il premio di consolazione, ovvero uno stupendo, bellissimo, meraviglioso calcio in culo. Dato che il tratturo, strano dove si svolge la corsa, è largo come l'ano di un chihuahua obeso, le squadre non partono contemporaneamente, il team ha corrotto meglio, i giudici parte prima. Arrivati alla zona di cambio di buoi, perché si cambia in due, le squadre devono liberare i buoi usati, cercando di uccidere meno spettatori possibili. Pena un piccolo schiaffetto sulle mani. Nella York Lumble è obbligatorio l'uso di almeno un'arma. Armi ammesse sono spranghe, sassi, lance, sciabole, cannoni, catapulte, coltelli, molotov, fucili, kalashnikov, palle chiodate, boomerang, bolas, bazooka, archi, balestre, forche, fiocine, bombe a mano, dinamite, super liquidator, caricate d'acido, laser, onde energetiche, spray, peperoncino insoverato, catene bucchetti, accette, cazzo ammassa sta roba. Abbassa catene lucchetti, accette cucchiaini. Guarda come mi ha fregato l'uccisione. Accette cucchiaini, qualsiasi tipo di bomba termonucleare, purché sia calibrata per una zona asta non più di 15 metri quadri. Comunque, ragazzi, adesso direi che abbiamo finito anche la partita, direi di chiudere qua. E anche il Molise, dato che. Ah, ci sono i falsi invalidi, che bello! Basta falsi invalido qua, esplode la gioia. Ah, le profonde. Vabbè. Quindi.
Miei, bella a tutti da Wolf e da Jacopo V. Alla prossima puntata.